l'abbiamo sentita nel cuore e abbiamo voluto esprimerla con questa, in questa fiera. Andrea, quando dici stop... Ecco, abbiamo voluto approfittare della fiera, di questo momento, del fatto che ci sono gli amici di Jasmine, per ricordare i 30 anni di amicizia con questa cittadina. 30 anni passati a conoscersi, si sono creati veramente legami importanti tra le famiglie, le scuole hanno interagito con le altre scuole, per cui è veramente un bel gemellaggio quello che stiamo vivendo con Jasmine. Quindi noi dobbiamo solo ringraziare chi a quell'epoca è partito e non c'è nessuno, mi pare qua, non c'è Fiore, eccolo, scusa, uno dei tre che nel 1989 sono partiti per andare a Jasmine. E strada facendo è nata questa bella amicizia, abbiamo poi firmato i documenti ufficiali per come gemellaggio, sostenuto dall'Unione Europea, perché voi sapete che i gemellaggi sono sostenuti, l'apertura e l'amicizia tra i popoli è l'elemento dominante dell'Europa, altrimenti non avrebbe senso. E quindi noi abbiamo fatto tanta strada con loro, noi ringraziamo chi per primi hanno avuto questa idea, chi ha continuato nel tempo. Mi dispiace che stasera non c'è un elemento, una persona importante, che è Vasco Varotto, che ci ha tenuto tanto e faceva parte appunto del gruppo dei tre che sono partiti. Quindi dobbiamo ringraziare chi ha veramente voluto questo gemellaggio e noi siamo felici di portarlo avanti. Ringraziamo gli amici di Buie, che sono di Jasmine, che sono qui, e ci auguriamo che questo possa continuare. Arrivederci alla prossima apertura di là, facciamo il taglio del nastro qua e poi andiamo dentro alla mostra, troveremo tutti i passaggi che ho detto, quindi l'anno in cui sono partiti, l'anno, i documenti ufficiali, l'anno del 25esimo, la settimana italiana a Jasmine. Io sono venuta per la prima volta a Jasmine nel 2008. E poi un po' da assessore, poi un po' no, da sindaco non ci sono ancora venuta, per l'anno scorso non sono venuta, no, sì, 3 anni fa sono venuta, ero già sindaco, quindi è bellissima questa cosa, e lì troverete documentato tutto questo lungo percorso dei 30 anni. Buona serata a tutti e ci vediamo poi all'inaugurazione della fiera di consenso. Allora lo facciamo aprire, tagliare a questi 30 anni. Tiriamo di là, lo fare la differenza. Se volete fare una foto prima. Ah sì, prego. Sì. Io ando meglio? No, è un funzionario, funzionario del donna. È il marito della donna. Facciamo prima dire che è il marito. No, lui è il direttore. Ah, lui è il marito. È il direttore della scuola elementare. Ci hanno contato. Prima ci ha girato un attimo di lei, fanno un attimo la foto. Girate e magari vi mettete un attimo qua, che così facciamo un attimo una foto pre-taglio. Pre-taglio, vabbè. Una foto pre-taglio. Ok. Vai. Siamo di là e tagliamo? Tagliare, da che parte lo dobbiamo tagliare? Qua lo taglia e si va dentro. Ah, okay. Taglia e si va dentro, vai. Ok, mettiamo un pezzetto agli amici di Jasmine, mi ricordo che... di fare una bella foto adesso al sindaco che diceva che non lo sa, diceva un premio ma lei non lo sa.
sa fare le foto, sa scattare una foto. Ah, ragazzi, dopo fare una foto, poi ci vuoi vedere. No, vado via adesso. Ah, vado via. Ah, non ho altre idee, venimo. Non a noi, no? Un altro. Poi sei che premi la sindaca, che la trovo. Sindaca. Allora, iniziamo. Sono... Buonasera, benvenuti da parte anche del comitato, benvenuti ai nostri territori. Vi spiego un attimo perché è l'inizio della mostra. Come giustamente anticipava il sindaco, qua ripercorrete 30 anni di storia. Allora si inizia con il 1988, poi andremo avanti con la fine, poi ci saranno dei 10 anni di amicizia 2003, poi la settimana, anzi italiana, fatta in Ungheria nel 2008, verso il 2009 e 25 anni di amicizia nel 2014. Poi ovviamente mi dispiace per voi, ma non poteva mancare non perché lei la sezione di Ungheria. Quindi abbiamo dedicato anche a loro delle foto, visto che siamo digitali, quelle del 2019 le mangiavano nel computer. Le altre invece abbiamo fatto un altro che non so che ho detto, avete la descrizione in italiano e in inglese. Guardate quanti che meglio in inglese non lo so, ho fatto del più meglio con il vostro studio. Spero che la cosa, la tecnologia non abbia abbandonato, insomma. Così potete leggere la scrivere, anno, e poi alla fine abbiamo messo tutta una serie di vetrine, perché volevamo anche farvi vedere tutti i simboli che in questi programmi si sono scambiati, dai simboli del comune, ai simboli dell'Europa, e alla fine propongo la descrizione del nostro simbolo, dato con un piccolo omaggio per voi che ha una sfida. Quindi se volete gradire, se avete un omaggio da parte del comitato. Allora, iniziamo da... Iniziamo a sinistra, si finisce con i due ricordi, e poi c'è la strada. Thank you.
è servito. Adesso la banda eseguirà in successione l'inno europeo, l'inno Jászberény ungherese, perché la città è gemellata con la città di Jászberény, e poi l'inno italiano. Thank you.
salutiamo la presenza della delegazione ungherese che è qui tra di noi. Possiamo offrirvi una serata così splendida, tutti i stili di danza, e le ragazze crescono, quindi noi ci impegniamo sempre di più per darvi sempre bei momenti. I sacrifici sono enormi, perché più crescono più bisogna tenerli in riga, però sono bravissime, sono artiste già. Vi ringrazio, mi emoziono sempre con queste parole. Ringrazio i genitori, ringrazio l'amministrazione comunale, ringrazio tutti quelli che ci credono nella nostra scuola.